Nuovo focus di Eboli in pillole, oggi ospite in studio il sindaco di Campagna Roberto Monaco, benvenuto e grazie per la presenza. Grazie a lei. Perché Roberto Monaco? Perché è il sindaco di un territorio che insieme con quello di Eboli fotografa la stessa storia praticamente e di qui bisognerebbe partire per fare un ragionamento comune sulla gestione dei servizi ma anche con altri territori, che è un tuo cavallo di battaglia da tempo. Significa razionalizzare i costi, sì, ma significa anche dare maggiori risposte ai cittadini. Non c'è dubbio. Tra l'altro, anche se guardiamo le modalità di approvvigionamento delle risorse pubbliche, i bandi vengono concepiti sempre più raramente in funzione del finanziamento ad un singolo comune e viaggiano piuttosto per contesti, per aree, per problematiche intercomunali. Dunque c'è proprio l'obbligo, l'imposizione per ogni amministratore di dialogare come territorio e non come comune. Faccio un esempio: per partecipare per esempio all'approvvigionamento di risorse finanziarie in Europa occorre necessariamente mettersi in partnership, elevare le problematiche che ci sono proprio comuni per farne problematiche di interesse territoriale e solo a questo punto costituire le altre partnership con gli altri partner europei. Dunque stare insieme conviene, è utile, altrimenti si è fuori dal sistema di approvvigionamento delle risorse. Ma a proposito di questo, qualche mese fa un gruppo di sindaci, tra cui il sindaco di Campagna, ha incontrato istituzioni europee attraverso con un viaggio organizzato. Sì. Mi chiedo, ma dopo aver acquisito quelle informazioni, il compito delle amministrazioni sul territorio qual è? Beh, intanto le posso riferire quello che ha fatto Campagna. Noi abbiamo inviato, prima selezionato, 3 ragazzi neolaureati con merito. Abbiamo selezionato 3 ragazzi, ne abbiamo fatto un bando e li abbiamo accreditati direttamente presso le direzioni generali del Parlamento europeo. Lì sono rimasti per 3 mesi, peraltro come amministratori ci siamo decurtati di indennità perché non avevamo come comune i quattrini per fare in modo che i 3 ragazzi stessero lì 3 mesi. Ci siamo decurtati di indennità, i ragazzi hanno acquisito un'esperienza formidabile a Bruxelles. Quando sono tornati, io mi sono portato in ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e ho detto: noi abbiamo professionalizzato 3 ragazzi, è un patrimonio che non vogliamo tenerci come singolo comune, ma è un patrimonio di professionalizzazione che vogliamo mettere a disposizione del territorio. E allora tra ANCI Campania e il Comune di Campania si è sottoscritto una convenzione che ha individuato in Campania, per adesso unico comune in regione, l'unico punto antenna Europa di cui possono fruire e beneficiare tutti i comuni della regione Campania. Dunque siamo andati lì, abbiamo acquisito in maniera diretta il funzionamento dei fondi europei diretti e adesso i ragazzi sono nell'ufficio punto antenna Europa aperto a Campania. Come funziona effettivamente, questo lo diamo come informazione agli altri enti perché possono beneficiare. Adesso spiego brevemente come funziona un fondo europeo. Intanto lì le chiamano call, quello che noi chiamiamo bandi in Europa si chiama call, chiamata. Allora, quando esce una call, un bando, tu la prima cosa che devi fare è vedere innanzitutto se è di interesse ovviamente con le prospettive della tua amministrazione, ma a questo punto devi costituire una partnership, te lo obbliga il bando. Ed è una partnership non solo tra, non so, metti un ente, un'organizzazione non governativa, un'università, un'associazione, eccetera, a seconda della natura del bando, ma è una partnership che deve essere anche transnazionale, cioè i bandi sono concepiti a livello europeo in maniera tale che oltre all'Italia partecipano altri partner di almeno altri 2 paesi d'Europa, mettiamo per esempio la Germania e la Francia, e dunque quando tu presenti un bando in Europa devi avere una partnership non solo italiana ma transnazionale. Si capisce bene, è più complicato a dirlo che a farlo, si capisce bene che naturalmente la qualità delle proposte deve essere una qualità eccelsa rispetto alle abitudini che abbiamo noi come amministratore di presentare proposte tra virgolette più semplici, più immediate. Ma questo progetto di Campagna relativamente ai tre giovani è un progetto che sottolinea una volontà o una possibilità?
mi spiego meglio. In un comune vicino più piccolo come Condursi o vicino più grande come Eboli, sarebbe possibile esportare questo modello? Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio. Guardi, attualmente le risorse a livello nazionale in termini di trasferimenti praticamente sono inesistenti, perché il modello che via via si è andato creando è del tipo: io Stato, a te comune non do più nulla, ce la devi fare con le tue gambe. Allora abbiamo come paniere di disponibilità di approvvigionamento di risorse pubbliche i bandi regionali attraverso i fondi strutturali, i cosiddetti fondi strutturali, che sono il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l'FSE, cioè il Fondo Sociale Europeo, e il PSR, che riguarda i programmi rurali. A fianco a questa possibilità delle regioni, della nostra regione Campania, c'è soltanto la possibilità europea. E allora, se tu ti precludi la possibilità di interloquire in maniera fattiva con l'Europa per approvvigionarti di risorse, ti stai automaticamente limitando nella prospettiva che riesci a dare al tuo comune. Ma mi chiedevo, al di là della volontà, quali sarebbero gli impedimenti? Ma questo per significare soprattutto una cosa. Beh, possibile che a una ipotesi del genere nessuno abbia mai pensato, altri comuni non abbiano pensato? Ma è per il motivo che le dicevo prima. Intanto è più semplice partecipare ad un bando emanato dalla regione, per una serie di ragioni. Vuoi anche... Forse anche più comodo. Vuoi anche la conoscenza, l'immediatezza della conoscenza. Esce il bollettino ufficiale della Regione Campania, basta che tu vai a monitorarlo ogni settimana e l'informazione ti risulta immediata. La conoscenza crea anche l'illusione dell'approvazione. Ma è nella conoscenza che si aprono le prospettive. Non puoi fare una cosa che non conosci. Non puoi azzardarti ad andare su un terreno che non è di tua competenza. La conoscenza è alla base di tutto, è la conoscenza che ti apre le prospettive. Ma noi, proprio per formare i ragazzi in maniera dall'interno, li abbiamo fatti accreditare presso le direzioni generali del Parlamento Europeo, perché si rendessero conto da lì quello che lì chiedono, e quindi avere un livello di qualità della proposta più coerente con le aspettative che ci sono in Europa. Peraltro, le dico di più, oltre a questo percorso di formazione, potremmo dire, istituzionale dei tre ragazzi presso le direzioni generali del Parlamento Europeo, c'è stato un percorso formativo, diremmo, non istituzionale, perché io ho affiancato loro un esperto in politiche internazionali relativa ai finanziamenti, il dottor Giulio Guarracino, che li ha formati rispetto ai temi che erano cari alla città di Campania, sono quelli dello sviluppo sostenibile, che sono quelle delle energie alternative, che sono quelle dello sfruttamento dell'acqua, che sono quelle della cultura. Allora io ho detto loro, mentre stavano a Bruxelles, non solo di capire perfettamente come funzionasse la macchina dall'interno, ma parallelamente anche di formarsi sui temi che sarebbero stati cari a noi. Devo dire, per esempio, e questo va scritto a merito dei ragazzi, noi abbiamo concepito la prima edizione del Sud Sostenibile. Ricordiamo, sono tre i giovani, sì, professionisti. Tre i ragazzi, sono veramente dei ragazzi molto bravi. Abbiamo concepito con loro il Sud Sostenibile. Abbiamo voluto costringere, cioè, la parola sostenibilità e sud a non stare staccate, no? Il sud viene sempre visto come lontano dall'attenzione alle tematiche ambientali, il sud è distratto rispetto alle politiche ambientali. Allora noi abbiamo coniato una parola sud-sostenibile per fare in modo che sud e sostenibilità stessero insieme. E abbiamo concepito il primo festival europeo del cinema dell'ambiente, cioè abbiamo utilizzato il cinema per educare, sensibilizzare sull'ambiente. E questo ha ottenuto, questo festival alla sua prima edizione il luglio passato, il patrocinio, l'alto patrocinio Operare del Parlamento Europeo. La necessità di collaborazione sul territorio. Due giorni fa il commissario straordinario di Eboli ha convocato i rappresentanti di Campania, il comune di Campania e di Contursi sulla vicenda dell'ufficio del giudice di pace. Per Campania c'era l'assessore Santoro, dice, che sì, rappresentava, dice, l'amministrazione comunale. Campania, insieme con Eboli, insieme con Contursi, ha assunto l'impegno di procedere a nuovi bandi per tentare di formare l'organico, il personale dell'ufficio del giudice di pace. Però non è semplicissimo, perché i dipendenti comunali, passando ad altro incarico, avrebbero tutti gli oneri ma non gli onori, ad esempio, dei ministeriali. È una strada complicata. L'impegno dei comuni sulla carta c'è,
la necessità di mantenere l'ufficio giudiziario è fondamentale. Le prospettive viste da Campania? Beh, noi daremo il nostro contributo perché si tratta di un servizio territoriale indispensabile da far permanere qui, non c'è dubbio. Il fatto che fisicamente si trovi a Eboli non deve e non può significare che questa cosa interessa soltanto a Eboli. È un servizio, ripeto, territoriale, utile non solo a Eboli ma al territorio, ed è per questo che noi come Campania, ma sono sicuro anche Contursi e gli altri, faranno la loro parte nei limiti del possibile, perché questa cosa, insomma, continui e continui a permanere come servizio del territorio. Il rischio rimane, ma mi rendo conto che se a livello ministeriale non si mette mano alla riconfigurazione del profilo dei dipendenti, sarà difficile. Campania, circa 2 anni fa, alla vigilia delle elezioni, in Consiglio Comunale votò anno e mezzo, diciamo tra aprile e maggio, se non ricordo male, nell'ultima seduta consiliare, la vecchia amministrazione comunale portò e ottenne il voto favorevole sul piano regolatore, sul PUC. Chiedo questa cosa al sindaco di Campania perché si stava verificando anche a Eboli. Le cronache ci raccontano che l'amministrazione Melchionda cade proprio sul PUC, tra l'altro un voto favorevole al preliminare in giunta comunale, quindi non ancora in consiglio. Ma che cosa ci interessava chiedere? Un'amministrazione comunale che andasse a ridisegnare il territorio, a mettere in campo azioni di gestione del territorio anche in termini urbanistici, ma con uno strumento non suo, quali problemi ha? Quali problemi deve affrontare? Beh, intanto le devo dire una cosa, che è inusuale, o dovrebbe essere inusuale, ed è innaturale che un'amministrazione si doti di uno strumento di programmazione alla fine del mandato, perché evidentemente lo strumento di programmazione è lo strumento appunto che ti serve per realizzare la tua prospettiva che hai di sviluppo del territorio, e quindi te ne doti all'inizio perché tu poi abbia la possibilità effettivamente di realizzare quanto hai nella testa. Il fatto che si concepisca alla fine del mandato significa ingessare chi viene dopo, ma è innaturale. Cioè, la tua prospettiva, per i dati che hai tu, per la tua visione, per la tua strategia che hai saputo costruire, non è detto che coincida con la strategia, con la prospettiva che l'amministratore che ti segue vorrebbe dare al paese. È innaturale che ci si doti di uno strumento del genere alla fine del mandato. Perché se tu hai una concezione di sviluppo del territorio, e quella concezione di sviluppo del territorio passa anche attraverso l'adeguamento, l'aggiornamento, l'ammodernamento degli strumenti urbanistici, tu li adegui e li rendi conformi, strumentali alla realizzazione della prospettiva di sviluppo che hai per il territorio. Che senso ha farli alla fine? Ma l'amministrazione che deve necessariamente operare con uno strumento non suo, con uno strumento che disegna una città che non ha voluto. Campania come in altre realtà. Noi abbiamo deciso di avere un approccio non ideologico ma amministrativo. Perché l'approccio ideologico sarebbe stato del tipo l'hanno fatto gli altri, non è il nostro, si cambia, no? Però ci sembrava troppo superficiale, troppo semplicistico, troppo appunto ideologico. Abbiamo assunto con senso di responsabilità invece un altro atteggiamento. Testiamo, diamo modo di verificare che impatto reale ha rispetto ai cambiamenti il piano urbanistico comunale, che grado di cambiamento è in grado di produrre. Poi, stabilito un determinato periodo, si tirano le somme e si dice, beh, rispetto a questo argomento si possono lasciare le cose come sono state previste, magari rispetto a questi altri converrebbe intervenire. Quindi abbiamo avuto un approccio, diciamo, come posso dire, quasi pragmatico. Asettico, ma pragmatico nel senso amministrativo del termine, perché poi l'altro uso, diciamo, lo ricordavo all'inizio di questa mia risposta,
è quello che ciascun amministratore che si succede all'altro elimina, no? Come se potesse cancellare con una gomma tutto quello che ha fatto il precedente, ma così il territorio ogni volta risulta, insomma, partire da zero. Naturalmente questo giustifica anche qualche polemica che soprattutto le opposizioni comunali hanno fatto anche recentemente per quanto riguarda individuazioni, costi, suoli, eccetera. Ma diciamo, questa rientra nella... Grazie per questa domanda. È antipatico, diciamo, andare sulle amministrazioni precedenti. Insomma, questo gioco, quando si diventa amministratori, non bisogna farlo, bisogna avere la testa libera per poter scegliere al meglio per il progresso del proprio territorio. Noi abbiamo ereditato un piano urbanistico comunale la cui entrata in vigore si è verificata una volta diventati amministratori noi, sì. Perché noi siamo diventati amministratori a giugno, ad agosto, quindi 2 mesi dopo, è entrato in vigore il piano urbanistico concepito dall'amministrazione precedente. Per legge non è stata un'opzione, una scelta, un indirizzo. Per legge un suolo che cambia la sua destinazione urbanistica e dunque cambia il suo valore passando da agricolo, per esempio, ad edificabile, per legge deve essere soggetto a tassazione. Non è stata una scelta, è un cerino che io mi sono ritrovato in mano. È una nuova valutazione obbligatoria. Non era opzionale. La Corte dei Conti, rispetto ad un amministratore che dovrebbe garantire delle entrate per legge e che l'amministratore non garantisce, la Corte dei Conti interviene e dice: tu stai danneggiando il tuo ente. Ma mentre la polemica delle opposizioni rientra naturalmente nella normale dialettica, mi stupiva, ne parlavamo qualche giorno fa anche qui, come da campagna non filtri alcuna contrapposizione interna, nel senso che spesso c'è qualche fibrillazione all'interno delle amministrazioni, anche le più granitiche naturalmente. Campagna è brava a non far filtrare nulla o effettivamente state viaggiando nella stessa direzione tutti all'interno della maggioranza? Noi abbiamo un'attitudine, un metodo di lavoro che è quello di tutto il sistema di sofferenza, di riflessione, di valutazione dei problemi. E quindi non si capirebbe perché poi, avendo partecipato a tutto il percorso che ti ha portato a quella scelta, l'amministratore dovrebbe contraddirla. Ma in questo quando conta, come dire, la mancanza di fratture, di barriere che le bandiere di partito in qualche modo creano? Io credo che la gente non abbia bisogno di polemiche sterili, tutte consumate a livello mentale. La gente vuole che tu abbia la capacità di saper inquadrare perfettamente un problema e che dedichi te stesso alla migliore soluzione possibile. Impiegare il tuo tempo per polemiche di carattere ideologico di questi tempi è 2 volte delittuoso, non una volta sola, 2 volte. Anche perché non si raggiunge alcun obiettivo. No. I sindaci sono terminale di una serie di richieste e di esigenze. In questo momento c'è il dramma lavoro sul territorio, naturalmente. Certo. Che ricade dal punto di vista delle richieste sui sindaci, ma i sindaci possono fare ben poco. Però possono fare una cosa, possono creare le condizioni per gli insediamenti imprenditoriali, per esempio. L'area PIP di campagna. Sì, allora intanto diciamo una cosa. L'amministrazione che io ho l'onore di guidare è in carica da 1 anno e mezzo, d'accordo? Da giugno 2013. Quindi anche i risultati debbono essere guardati nella prospettiva di 1 anno e mezzo di lavoro. Intanto, un bando pubblicato per l'assegnazione di 15 nuovi lotti nell'area PIP di campagna. Un protocollo di intesa Invest in Salerno firmato e sottoscritto con la Fondazione Carisal, Cassa di Risparmio sì. Salernitana, per fare in modo che tutto quello che si concepisce in termini di sviluppo sul territorio abbia una vetrina
più ampia dei confini comunali e appunto attraverso la Fondazione Carisal e questo protocollo, per esempio, la disponibilità dei 15 lotti a campagna è finita anche sul sito della Fondazione Carisal e quindi proiettato in una dimensione nazionale. Ancora, chi viene ad investire nel nostro territorio ha delle agevolazioni sotto l'aspetto fiscale. Chi viene ad investire sul nostro territorio e dà occupazione ai cittadini campagnesi che hanno bisogno di lavoro, riceve delle agevolazioni fiscali. Chi viene ad investire nel territorio di campagna, innanzitutto in un'area straordinaria, e non lo dico perché sono il sindaco di campagna, perché non esiste in Italia un'area per insediamenti produttivi ed artigianali a 50 metri da un'uscita autostradale. Cioè tu quando come imprenditore devi raccontare ad un altro che dovrebbe venirti a trovare, non devi dire esci lì, fai 100 metri, trova un semaforo, poi lo stoppo, poi giri a sinistra. No, esci, uscita autostradale, campagna, giri a sinistra, lì sono io. E allora, per posizione geografica è formidabile. Per caratteristiche geomorfologiche anche. Allora noi come amministratori dobbiamo soltanto creare le altre condizioni per favorire investimenti. Dico di più a conclusione delle considerazioni che dicevo prima. Oltretutto, campagna, essendo in Campania ed essendo dunque nelle cosiddette regioni ex obiettivo 1, cioè quelle considerate in ritardo dal punto di vista del PIL, beneficia ancora dei fondi che in alcuni casi eccedono addirittura il 50%, così che un imprenditore che dovrebbe investire altrove, venendo ad investire a campagna, potrebbe approvvigionarsi di risorse finanziarie oltre il 50%, trovare un regime fiscale di tutto vantaggio, una posizione geografica incredibile. Si tratta adesso soltanto di avere il tempo, ecco perché le ricordavo un anno e mezzo, di avere il tempo per far passare queste condizioni e per fare in modo che queste condizioni le conosca il mondo imprenditoriale ad un livello oltre che regionale. Ma 2 anni e mezzo ancora ci saranno, quindi... 3 anni e mezzo, quindi ci saranno ancora delle occasioni. Ma questa serie di condizioni create sul territorio hanno dato una prima risposta o no? Ci sono risultati? Non ancora, perché la diffusione di queste informazioni ha bisogno di essere canalizzata nella maniera giusta ed anche perché tutto sommato il bando è stato emanato un paio di mesi fa, ma sono convinto che non nel lungo periodo ma nel medio periodo si avranno dei benefici. Dei risultati. Sì. In queste condizioni per le attività imprenditoriali c'è spazio privilegiato per i giovani, il comune guarda la possibilità che possano intraprendere? Sì, noi siamo molto attenti al capitale umano giovanile, perché ogni ragazzo che va via sottrae energie intellettuali alla città che lascia. Sapere, talvolta quando vanno via i ragazzi scolarizzati, laureati, portano via con loro un bagaglio di conoscenza che invece potrebbe essere molto di aiuto al luogo che lasciano. Allora, intanto abbiamo partecipato come comune al bando Garanzie Giovani, elaborando un progetto campagna learning per fare in modo che 15 giovani nell'area amministrativa piuttosto che nell'area finanziaria, in quella tecnica, in quella manutentiva, in quella della polizia municipale, 15 giovani, secondo il meccanismo previsto da Garanzia Giovani, ovvero per 6 mesi spesati a 500 euro al mese direttamente dalla regione, quindi a costo zero per l'amministrazione, 15 giovani vengono a fare che cosa? A formarsi e quindi formandosi ampliano la possibilità di collocazione nel lavoro. Che arricchiscono le conoscenze. Certo, ancora, una cosa che mi piace molto perché ce ne sono pochissimi, si contano in una mano in Europa. Noi abbiamo il giorno 12, quindi 10 giorni fa,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è stato pubblicato un bando da 5 milioni e 36 mila euro, finanziamenti che noi abbiamo preso all'interno di una misura che è la 1.9, beni e siti culturali, per realizzare che cosa? E questo, dicevo, ce ne sono pochi in Europa. Un centro di contabilità ambientale che poi alla fine è un centro di cultura tecnologica e di formazione professionale anche nel settore del turismo. E perché lo abbino al discorso dei giovani? Perché è di tutta evidenza che una struttura così moderna, così all'avanguardia, che tra l'altro si pone come infrastruttura interregionale, non è un'infrastruttura a servizio del Comune di Campagna, ma si pone come infrastruttura interregionale, proprio perché ce ne sono poche in Italia e in Europa. Allora, una struttura del genere, all'avanguardia, tecnologica, che sia la prima risposta che un ente dà ai cambiamenti climatici, centro di contabilità ambientale, ha bisogno di risorse giovanili, ha bisogno di professionalità capaci di sfruttare tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione per fare che cosa? Per fare prevenzione sotto l'aspetto ambientale, formazione, gestione, controllo del territorio, per ambire a portare il comune nostro, come tutti gli altri comuni che vorranno beneficiarne, per ambire a fare in modo che il comune abbia un bilancio ambientale, e poi la finalità ultima è la certificazione ambientale. I nostri territori, se vogliono distinguersi nella qualità di ciò che possono offrire, con le tradizioni, con la cultura che c'è nelle aree interne, questo è quello che noi possiamo offrire. Poi dobbiamo fare uno scatto superiore, dobbiamo anche dire che qui non solo trovi la tradizione, trovi la cultura, trovi la storia, l'architettura, qui trovi anche la certificazione ambientale. Storia, cultura, tradizione, architettura che rappresentano certo un grande patrimonio di Campagna, ma anche una grande occasione economica, perché il turismo di Campagna è legato proprio a queste... Non c'è dubbio. Qualche sera fa, meraviglioso, in occasione di Fucanoli, sinceramente io, diciamo, da partecipante e da partecipante anche ad altre in altre occasioni negli anni precedenti, si è visto un cambiamento, cioè si è visto un ambiente più disciplinato, a parte le navette, ma si è vista anche la presenza di tante persone per strada. Questo modello, che naturalmente chiediamo al sindaco di Campagna di spiegarci, è un modello che possiamo immaginare di rivedere per esempio anche in occasione della china? Ma non c'è dubbio, noi intanto la scelta della navetta per noi è una scelta definitiva e strategica. Ha un costo, però ha dei benefici. È un costo che si autofinanzia attraverso le presenze dei visitatori e che non incide sulle casse comunali. Ma disciplina lo scellerato, lo sciagurato, con la navetta inizia a inibirsi. E non ha alternative. E anche volendo decidere, non so, di alzare il gomito al ritorno, sa che deve ritornare con la navetta. Certo. Allora noi l'abbiamo concepita, ripeto, strategica, e così sarà, non soltanto per disciplinare il traffico, per avere un arrivo meno caotico, meno faticoso da parte dei una gestione degli spazi più razionale. Una gestione degli spazi più ottimizzata, più razionale, eccetera. Ma anche come primo controllo preventivo per la sicurezza. L'altra sera, e questo mi offre l'occasione di ringraziare la Protezione Civile, perché è esemplare nel modo in cui è presente rispetto alle iniziative, e ci ha aiutato non soltanto per i Fucanoli ma anche per le Chene e gli altri eventi che abbiamo organizzato in questo anno e mezzo. La Protezione Civile, le guardie ambientali volontarie, la Polizia Municipale naturalmente, i Carabinieri, che tutti insieme in una maniera discreta, ma erano oltre un centinaio. E questa presenza discreta si è vista, perché avere 10.000 persone a Campagna senza che accada uno screzio, come pure è possibile quando c'è una moltitudine di persone così importante numericamente parlando, non c'è stato uno screzio né durante la manifestazione,
né per quanto riguarda il deflusso, che è la parte in genere più critica rispetto al trasporto, per le navette. Ringrazio anche, perché l'altra sera è stato un evento formidabile, sì, che secondo me si ricorderà ancora per molto, ringrazio la Proloco, il Forum dei Giovani, l'Associazione dei Commercianti, i nostri produttori locali e gli operatori del settore, che hanno veramente cucinato sapientemente i nostri prodotti, tant'è che tutti quelli che sono venuti a farci visita se ne sono andati nella convinzione di aver trascorso una serata esemplare. E questo era l'obiettivo da raggiungere. Noi chiudiamo il focus di Ebbole in Pillole, ringraziamo il signor Di Campagna. Grazie a voi per avermi invitato. Sappiamo anche la promessa di una prossima, di un prossimo incontro. E l'appuntamento con Ebbole in Pillole è domani mattina alle 8 con i TG Flash. Grazie. A voi. Remember me. Ievano, bella sotto sto mante stella, distesa tra mare e terra, terre e campagna, fertile montagna. Dall'Epitaffio a San Cosimo e San Giovanni, ma ne vago con pensieri porto ruano, scendendo viga viga sento allega in un mondo antico, profumi e friarielli, panne spase, ricordo belli quando stava a casa. Ma venne a mente la montagna San Donato, quando salienna mi incantava innanzi a un spettacolo mozzafiato, l'esplosione di colore, mare e cielo, brillante incastronato dentro a sta baia, con solo che si specchia dentro all'onna, paese mio, gli accussi di sonno. Terra mia, anima mia, terra martoriata e bella, sono stata fortunata, non ci sono nata. Vita da vita mia, sono incantata, o tempo si è fermato a quando da giulassata. E come un amore perduto, ma tengo sto dormendo a nasconnuto.